Ciao ragazzi, sono Iada Fabbri, sono un nutrizionista e divulgatore scientifico. Oggi voglio spiegarvi, insieme al mio amico, il motivo per il quale si ingrassa. Nei miei video dove faccio vedere che mi misuro la glicemia col glucometro, dove faccio il confronto tra quello che i miei colleghi prescrivono e quello che secondo me è giusto fare con l'abbinamento proteico per mitigare l'aumento degli zuccheri nel sangue, ovvero glicemia. Oppure, come racconto anche nel mio ultimo libro, L'indice di equilibrio, io cosa faccio? Sostengo sempre il fatto che nella nostra vita, per rimanere in salute e performanti, noi dobbiamo essere bravi nel gestire la nostra glicemia. Ma perché la nostra glicemia è così importante? Perché se noi manteniamo la glicemia stabile, stiamo bene, ci sentiamo bene, siamo performanti per tutta la giornata, ma soprattutto rimarremo magri o dimagriremo. Questo è il concetto, non certamente il cercare di mangiare meno. Vi voglio spiegare il perché la glicemia è importante mantenerla stabile o perché a volte si ingrassa. Allora, il mio amico, ipotizziamo che si sveglia la mattina e mettiamo che fa una delle mie colazioni consigliate perché le ha viste in un mio video e ha una concentrazione di zuccheri nel sangue di, ipotizziamo, 4 zollette di zucchero. Se io faccio una colazione giusta e il mio amico fa una colazione giusta, mantiene la sua glicemia stabile, quindi come da esami del sangue. A quel punto il mio amico inizierà a fare la sua giornata lavorativa, svolgerà le sue cose. Inizierà ad avere un consumo di zollette di zucchero nel suo sangue, giusto? Arriverà a metà mattina e a metà mattina inizierà ad avere fame. Allora il suo cervello gli manderà un segnale e gli dirà: ascolta, Iader, ho fame, bisogna che facciamo qualcosa. Questo segnale però non viene ascoltato, perché? Perché conduciamo una vita frenetica, magari siamo durante una riunione di lavoro, siamo impegnati, non riusciamo. E quindi arriviamo all'orario di pranzo. All'orario di pranzo il nostro cervello ci manda un segnale e ci dice: attenzione, le zollette di zucchero nel sangue sono troppo basse. Se la mia glicemia stabile erano 4 zollette di zucchero, io in questo momento ne ho rimasta solo una. Una è troppo poco, sono in ipoglicemia. A quel punto io andrò a mangiare. Quando arriviamo in questa situazione, tendenzialmente il nostro corpo ci farà mangiare un macroalimento che noi conosciamo molto bene, quindi un piatto di pasta, che solitamente tutti i miei colleghi consigliano, quindi l'alimentazione chiamata mediterranea in maniera sbagliata. Allora porterà a mangiare a questa persona, a Iader, a chiunque, un piatto di pasta a pranzo. Mi raccomando, poco condito con un po' d'olio o al massimo sugo di verdure. Allora lui che cosa mangerà? Mangerà carboidrati. A quel punto cosa succederà nel suo sangue? Nel suo sangue i carboidrati verranno digeriti all'interno dell'intestino come glucosio. A quel punto il glucosio entrerà velocemente nel sangue, innalzerà velocemente lo zucchero nel sangue e il nostro amico, noi o chiunque, si ritroverà ad avere un aumento degli zuccheri nel sangue, quindi un aumento della glicemia. Si riprenderà le sue 4 zollette di zucchero, ma non solo, se ne prenderà molte di più. A quel punto la concentrazione di zuccheri nel sangue e la glicemia sarà alteratissima. Ci sarà moltissimo zucchero nel sangue. Allora il cervello cosa farà? Manderà un ulteriore segnale. E dirà: io ho bisogno di abbassare lo zucchero nel sangue. Perché? Perché troppo zucchero nel sangue è problematico, porta a delle malattie. Quindi il nostro corpo cercherà di mantenere la glicemia stabile, perché troppo zucchero nel sangue crea grosse complicanze. Come fa? Molto semplicemente fa intervenire un ormone che si chiama insulina, che è l'ormone del nostro magazzino. Cosa fa? Prende tutto lo zucchero nel sangue e lo porta via. Dove? Dove lo porta?
nelle riserve di grasso della pancia, un po' nei fianchi per le donne e un po' dietro le braccia, sempre per le donne. Risultato, quell'aumento di zuccheri nel sangue avrà portato a un aumento dell'insulina, che avrà portato a far entrare l'insulina nel sangue e portare via tutto l'eccesso di zucchero nel sangue, ma non solo, nelle nostre riserve di grasso della pancia, per le donne nei fianchi e anche dietro le braccia, ma anche per le donne sempre nella pancia. Basta vedere oggi nelle nostre città che tipo di conformazioni hanno anche le nostre donne. Cosa succede però? Che il nostro cervello ci manderà un altro segnale e dirà: attenzione, a me è rimasta solo una zollettina di zucchero, ho bisogno di fare qualcosa. Quel qualcosa che cos'è? Cercare di fare in modo di aumentare di nuovo lo zucchero nel sangue. Perché? Perché prima c'era troppo zucchero, ma adesso ce n'è troppo poco. Quindi siamo partiti con una glicemia giusta, poi abbiamo fatto la nostra mattinata di lavoro, abbiamo pranzato, la nostra glicemia è andata alle stelle, dopodiché ci ritroviamo dopo pranzo con la glicemia di nuovo bassa. A quel punto, quando siamo qua, il nostro cervello manderà un segnale e dirà: attenzione, ho rimasto una zollettina solo di zucchero, fai qualcosa. Questo qualcosa è tornare a mangiare dei carboidrati. Perché? Perché ho bisogno di innalzare la glicemia. Cosa succede? Tornerò a mangiare di nuovo degli altri carboidrati. Quindi uno snacchettino, un cioccolatino, un biscottino, o la macchinetta, un prodotto pronto, fino ad arrivare a sera che avrò una fame incredibile e dopo svaligerò il frigo e non solo, non finirò di mangiare fino a che non vado a letto. Quindi avrò degli aumenti di zucchero nel sangue, delle cadute di zucchero nel sangue, sempre costanti per tutta la giornata. Ma il problema è che tutti questi picchi che cosa fanno? Ci continuano a far ingrassare e soprattutto non ci fanno star bene, perché quando io sono qua ho fame, mi viene l'abbiocco e non sono performante. Io sono performante se mantengo la glicemia stabile. Allora è per quello che io nei miei pasti o nelle colazioni che provo, dove mi provo la glicemia eccetera, dove faccio vedere l'abbinamento proteico, sostengo che non è importante continuare a dire alla gente di mangiare poco, perché se io mangio un piatto di pasta ho mangiato poco, ma ho creato questo aumento di glicemia. L'aumento di glicemia mi porterà a una caduta degli zuccheri nel sangue e a mangiare di nuovo. Quindi quelle sono tecniche dietetiche insostenibili nel lungo periodo. I risultati, sia in termini salutistici sull'emoglobina glicosilata, quindi su dei parametri medici che possono valutare medici o esperti della nutrizione, sono sul lungo periodo, non sul breve periodo. Sul breve periodo può funzionare qualsiasi tecnica, ma non è un sistema sostenibile per tutta la vita. Quello che vi voglio insegnare è un sistema sostenibile per tutta la vita. Come facciamo? Se anziché mangiare un piatto di pasta e basta, io avessi aggiunto al nostro piatto di pasta una fonte di proteine e anche grassi, perché un po' di olio, benissimo, cosa sarebbe successo? Carboidrati più proteine, i grassi c'erano già perché c'era l'olio. A quel punto queste proteine che cosa avrebbero fatto? Le proteine contenute nel nostro pasto vanno a contrastare l'insulina. Risultato, le zollette di zucchero sarebbero entrate molto lentamente nel sangue e io probabilmente avrei avuto le 4 zollette di zucchero costanti per tutto il giorno. Perché? Perché l'insulina stimolata dalla pasta veniva contrastata dal glucagone stimolato dalla proteina. In più la proteina ingerita all'interno del mio pasto rallenta l'assorbimento degli zuccheri. Vuol dire che una zollettina di zucchero entra nel sangue, ma allo stesso tempo noi la consumiamo nelle ore successive al nostro pasto, poi ne entra un'altra, ma non entra una vampata di zucchero nel sangue, entra piano piano lo zucchero nel sangue e a quel punto io avrò una glicemia stabile, avrò le mie 4 zollettine di zucchero
costanti per tutto il tempo, ma soprattutto la mia glicemia rimarrà abbastanza stabile, subirà poche fluttuazioni. Quindi la cosa molto importante, continuo a dire, è mantenere la glicemia stabile. Vi ho spiegato perché è importante. Questo è molto importante che voi lo sappiate per via del fatto che i miei esperimenti sono fatti soprattutto per cercare di insegnare delle strategie pratiche alla portata di tutti, perché voi le possiate applicare ogni giorno nella vostra vita. Ricordatevi, anche la miglior teoria, se è inapplicabile, non serve a nulla. Quindi tanto vale guardare le cose realmente che contano e realmente che possiamo applicare ogni giorno della nostra vita. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici. Seguimi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook e anche sul mio profilo Instagram. Ciao e al prossimo video!